ma non finirà la sua prima opera, la sua ultima opera, perdonatemi, il Teatro Olimpico. E Palladio lo comincia nel febbraio del 1580, nell'agosto muore. Il teatro rimane per certi versi incompiuto, sarà il figlio di Palladio, Silla, e il suo allievo Scamozzi a completare il lavoro. Però l'impianto, le scelte, gli elementi fondamentali del progetto, come vedremo, sono stati definiti da Palladio, febbrilmente, in pochi mesi. Come cercherò di dimostrarvi nel corso di questa nostra conversazione, si tratta in un certo senso del testamento spirituale di Palladio. È l'ultima opera ed è un'opera in cui succede qualcosa che non era mai successo prima. È qualcosa di completamente diverso da tutte le altre cose che Palladio aveva fatto fino a quel momento. E cercheremo di vedere insieme perché. Sapete, è un luogo famoso, è il primo teatro coperto del mondo, miracolosamente sopravvissuto a guerre e incendi. Ma per ragionare su questo progetto, su questa realizzazione palladiana, devo chiedervi di fare un salto all'indietro e non immaginarci Palladio a 72 anni, come aveva nel 1580, ma immaginarci un Palladio molto più giovane, un Palladio all'inizio della sua carriera. È il 1543. Palladio è nato nel 1508, quindi potremmo definire un Palladio trentenne. È un Palladio talmente giovane che non è neanche conosciuto con il fantastico nome d'arte Palladio che tanta parte avrà nel suo successo. Vedete, questo è un documento notarile che abbiamo trovato poco tempo fa, che però secondo me è particolarmente rivelatore, scusatemi. Vedete, siamo a casa del grande orafo vicentino Valerio Belli, uno dei più grandi orafi del Rinascimento, amico di Raffaello, di Michelangelo, che lavora per Leone X, poi per Clemente VII. E di consuetudine nel Cinquecento Veneto, ma penso anche qui, quando un notaio rogava un atto a casa di qualcuno, chiamava delle persone presenti in casa a fare da testimoni. E quindi proprio in casa di Valerio Belli che troviamo il giovane Palladio. Ma guardate, ancora non si chiama Palladio, perché il notaio dice maestro, scrive, Andrea, poi il notaio scrive lapicida e poi lo cancella. Vedete, mi immagino Palladio seccato che dice ma io non sono un lapicida. E poi il notaio scrive Palladio e poi lo cancella. Secondo me il giovane Andrea dice ma io non sono lapicida, io sono Andrea Palladio. Il notaio prima lo scrive e poi dice ma chi è, cosa vuol dire sto Andrea Palladio? Lo cancella, scrive scultore, figlio di maestro Pietro. Cioè è un Palladio talmente giovane che questo fantastico nome che inventa per lui Gian Giorgio Trissino ancora non è in uso, non è riconosciuto dal notaio che sta rogando l'atto. Infatti Palladio in quel momento è un giovane di belle speranze che ha cominciato a lavorare a 13 anni e ha avuto la fortuna di incontrare un sofisticato patrizio vicentino, Gian Giorgio Trissino, che adorava l'architettura, ma aveva un figlio che odiava l'architettura e gli interessi del padre, Giulio Trissino. Ci immaginiamo quindi che il povero Trissino in qualche modo adotti questo giovane Andrea, questo lapicida sveglio e di talento. Oggi diremmo lo fa studiare, all'epoca vuol dire gli legge i libri, probabilmente li traduce davanti, i libri in latino, lo porta con sé a Roma, gli fa una formazione da architetto, ma soprattutto inventa un nuovo nome, un nome d'arte. Andrea di Pietro, come è conosciuto ancora nel 1539, che è la data di questo documento, diventa Andrea Palladio. Perché Palladio? Palladio, sapete, è un nome che richiama
molte cose, almeno nel Rinascimento, Palladio Atene innanzitutto, Palladio Rutilio Tauro, un grande scrittore romano sull'agricoltura, ma c'è qualcosa di autobiografico nella scelta del nome per il suo giovane protetto da parte di Gian Giorgio Trissino. Infatti Trissino scrive un noiosissimo poema, 27.000 versi, che io ho dovuto leggere ma per dovere d'ufficio, ma sconsiglio chiunque di voi di affrontarlo. Infatti Tasso scriveva che era un'opera passata direttamente dalla mente di Gian Giorgio Trissino alla polvere degli scaffali, cioè che nessuno aveva letto. Comunque, in questo poema, L'Italia liberata dai Goti, Gian Giorgio Trissino si immagina una guerra tra i Romani e i Barbari. Il generale romano, Belisario, riesce a sconfiggere i terribili Goti perché in sogno gli appare un angelo che gli insegna delle pratiche belliche di origine romana che gli permetteranno il giorno dopo di sgominare i terribili Goti. Bene, il nome dell'angelo che appare in sogno a Belisario e lo aiuta a vincere contro i Goti è Palladio. Quindi in qualche modo per Trissino probabilmente Palladio è l'angelo di una nuova architettura che sconfiggerà i cattivi Goti, che dal punto di vista di Trissino e Palladio era la bellissima architettura gotica. E questo nome ha una grandissima parte nella fortuna di Palladio, viene poi tramandato come un vero e proprio cognome ai suoi figli. Però dovete immaginarvi che siamo nel 1543, ci vorranno 37 anni prima che Palladio faccia l'Olimpico, ancora Palladio non ha fatto niente in città. La Vicenza in cui Palladio si muove non è quella specie di museo di architettura che è la Vicenza che vediamo oggi dopo i 37 anni palladiani. Era una città gotica, una città rossa di mattoni con gli edifici, con gli intonaci ipercolorati. I nobili vicentini erano grandi mercanti di tessuti e quindi le facciate gotiche della città avevano dei decori che richiamavano quelli dei tessuti. Bene, quella Vicenza gotica, ancora profondamente gotica, rossa di mattoni e variopinta di intonaci colorati, si trasforma per un giorno in una città bianca. Cosa succede? Nel 1543 entra il 16 settembre per la prima volta il nuovo vescovo della città, Ridolfi, nipote di Lorenzo il Magnifico, per dire Michelangelo scolpisce per lui il Bruto, uomo raffinatissimo che Trissino aveva potuto conoscere a Roma e poi anche era stato suo ospite, e per l'ingresso del vescovo Ridolfi si fa un enorme apparato effimero. Vale a dire, si appiccicano alle facciate della città, alle porte della città, alle facciate dei palazzi, delle facciate posticce in stile antico. Cioè gli edifici gotici vengono rivestiti da degli abiti all'antica e la città per un giorno diventa una sorta di Roma. È un percorso, il vescovo, chiamiamolo cardinale Ridolfi, entra in città e la prima cosa che lo accoglie è un arco di trionfo qui davanti alla porta del castello. Dentro il castello trova una galleria di frasche con due statue di fiumi, due fiumi della città. Fuori c'è una statua, fuori dal castello numero 3 c'è una statua colossale della Prudenza, nel punto 4 all'incrocio ci sono due obelischi, nel punto 5 c'è un'altra statua, nel punto 6 c'è un arco quadrifronte, ricordatevelo, attraverso cui il corteo del nuovo vescovo sfila, si arriva nella piazza della città. Lì c'è una grande mole che è quella dell'Ordine dei Notai, dietro la Chiesa del Duomo un altro grande obelisco che in realtà è una meta, quelli che erano nella spina dei circhi, per culminare poi davanti alla facciata gotica della Cattedrale di Vicenza che viene trasformata in un tempio all'antica, applicandovi
un pronao di legno e stucco. Questo apparato trionfale è qualcosa di straordinario. Pensate che dura solo un giorno, lo smontano il giorno dopo, però per un giorno Vicenza diventa quello a cui Palladio lavorerà per i 40 anni successivi. Vale a dire, è come se all'ingresso del Vescovo Ridolfi quella trasformazione della città gotica in una città all'antica fosse, come dire, una premonizione, una previsione di quello che poi Palladio farà per tutta la vita a Vicenza, vale a dire trasformare quegli apparati effimeri in qualcosa di permanente. Ciò che ha applicato alle facciate del Duomo, trasformarla in qualcosa di legno, dal legno e stucco alla pietra. A voi genovesi dovrebbe essere molto familiare tutto ciò, perché ricorderete proprio come per il secondo ingresso di Carlo V a Genova nel 1533, Perin del Vaga disegna proprio questi apparati trionfali, questo tipo di apparato trionfale, e non è un caso, perché naturalmente Perino sta riproducendo quello che ha visto a Roma per l'ingresso di Leone X nel 1513, e che in cui Roma era stata, e Firenze poi, erano state trasformate in città all'antica, e come Perino replica a Genova, allo stesso modo Trissino e Palladio replicano a Vicenza. Quello che è molto importante che ci rendiamo conto è che vedete che questi archi di trionfo sono delle vere e proprie macchine comunicative. La parte decorativa chiaramente sta parlando delle gesta di Carlo V, delle sue vittorie, sia questo arco che quest'arco. Questo, sapete, era fuori dalla chiesa di San Lazzaro, era una specie, come dire, di elemento a U. Questo secondo arco, in maniera molto significativa, è proprio davanti, vedete, parato a San Benedetto a Casal Principe. Quindi questo secondo arco è proprio davanti al palazzo dei Doria, quindi a segnare visivamente il legame tra l'imperatore e la grande famiglia. Quando pensate a questo ingresso a Vicenza, vi prego, di cui non abbiamo immagini, abbiamo solamente delle descrizioni, quindi dobbiamo, come dire, per immaginare cos'era la Vicenza trasformata, vi prego di pensare a Perino, di pensare alla vostra città nel 1533 e di tenere a mente queste immagini, perché ci torneremo alla fine. Allora, non preoccupatevi se vi sembra strano questo inizio, poi vedrete che alla fine capiremo perché. Tuttavia, vi prego adesso di concentriamoci sul tema della conferenza, vale a dire il teatro olimpico. Ma che cos'era il teatro per gli uomini del Rinascimento? Per capirlo facciamo un passo indietro. Naturalmente sapete quanto il teatro fosse un elemento cruciale della cultura greco e romana. Questo è un bel disegno di Piero Ligorio in cui si immagina un teatro romano con gli spettatori. Ma nel corso, durante il Medioevo, per ragioni sostanzialmente religiose, per la licenziosità delle commedie di Plauto o di Terenzio, il grande teatro latino viene fatto morire, come dire, di inedia. C'è però un altro tipo di teatro che nel Medioevo cresce con forza formidabile, ed è il teatro religioso, cioè la messa in scena delle storie religiose, che è una vera e propria, come dire, è un fenomeno molto simile a quello del teatro antico per il coinvolgimento di larghe masse di pubblico, ma tuttavia non ha un luogo dove succedere. Vale a dire, vengono messi in scena i misteri dentro le chiese in un primo momento, e poi per le gran masse di popolo che vi prendevano parte, che vi assistevano, fuori dalle chiese all'interno della città. Questo bellissimo dipinto di Memling, che è a Torino, è stato letto da uno dei pionieri dello studio del teatro nel Rinascimento,
Licisco Magagnato, come un vero e proprio rappresentazione di una rappresentazione medioevale nella città. Vale a dire, vedete, Memling rappresenta contemporaneamente tutti gli elementi, l'arrivo di Cristo, la cena qui, poi qui il bacio di Giuda, il giudizio, la flagellazione, corona di spine, Cristo che si muove, Cristo che sale con la croce, poi qui viene inchiodato alla croce, la crocefissione, la morte, l'inserimento nel sepolcro, la resurrezione. Ecco, questo quadro in maniera molto affascinante ci mostra le modalità del teatro religioso del Medioevo, che sono modalità paratattiche, cioè ogni scena è affiancata all'altra scena. Sono come delle vere e proprie stazioni. È interessante perché nella città si costruivano delle piccole casette che venivano chiamate mansiones, che sono le stazioni di posta del mondo romano, e dentro ognuna di queste piccole architetture effimere avveniva una scena. Abbiamo anche, vedete, l'impianto scenico di la più antica rappresentazione di un impianto scenico è il Castello della Perseveranza, 1425, è la storia di un personaggio che si chiama Mankind, cioè l'umanità, che deve scegliere fra vizio e virtù, e qui segnate sono le cinque diverse stazioni: in una c'è Dio, in una c'è Belial, che è il diavolo, in una c'è la costanza, nell'altra della perseveranza. E in questo disegno è disegnata la torre dove Mankind vive, questo è il suo letto, e nelle istruzioni su come mettere in scena, vedete, qua intorno c'è scritto: bisogna costruire un fossato, oppure, se manca, una piccola palizzata. E il pubblico si spostava da questa mansione, poi in questa, in questa, in questa, in questa. Cioè c'era un teatro che oggi definiremmo itinerante, di cui esiste anche questa bellissima rappresentazione delle strutture effimere di un'altra rappresentazione religiosa, in questo caso è la Passione e Resurrezione del Salvatore. È tarda, del 1547, ma ripete esattamente le mansiones, cioè le piccole casupole ricostruite. Questo che vedete con questo mostruoso animale è l'inferno, questo è il mare, questo qui è, questi sono i diversi palazzi, fino a questo è il paradiso. Quindi il teatro medievale lo possiamo sintetizzare così, cioè elementi separati all'interno del quale il pubblico si muove e si sposta dall'uno all'altro. Un cambiamento radicale in questa modalità teatrale del teatro religioso avviene a Firenze con Brunelleschi. Siamo all'inizio del 400, Brunelleschi sta risolvendo il problema della cupola. Questo è il volto di Brunelleschi, proprio il calco del suo volto nella sua maschera funebre. Alcuni anni prima di morire, Brunelleschi realizza una serie di macchine teatrali straordinarie proprio per una serie di feste religiose. Questa è per la festa dell'Annunciazione, in cui l'angelo, vedete, si muove lungo un percorso fisso per andare da Dio Padre fino alla Madonna. Per la prima volta il pubblico è fermo. Quello che si muove, secondo assi specifici, è in questo caso l'attore. Guardate questo bellissimo ingegno che nello stesso anno viene fatto nell'ascesa della chiesa del Carmine per l'Ascensione, in cui vedete qua in cima Dio Padre, gli angeli e la discesa. Eccola qua, vedete gli altri personaggi che arrivano. In questo caso vedete un moto in questo senso e un moto lungo l'asse delle Y. Il più noto è per la festa dell'Annunciazione di San Felice in piazza, in cui è ancora più complesso il meccanismo messo in scena da Brunelleschi, in cui ho, vedete, qua in cima l'Empireo con angeli e Dio Padre, qui c'è un tondo, vedete, di angeli. Questo che vedete è una cupola, un mezzo catino
dicono le descrizioni dell'epoca, con altri angeli, che cala dal soffitto e dal centro di quel catino scende una mandorla dentro cui c'è l'attore vestito da angelo che una volta arrivato sul, chiamiamolo, palcoscenico, va verso la Madonna per annunciarle l'arrivo futuro del bambino. E è bellissimo come questi meccanismi colpiscono profondamente la fantasia dei pittori. Guardate questi angeli di Brunelleschi, di Botticelli, che vedete hanno proprio, sembrano uscire dal catino di Brunelleschi, anche questo bellissimo Botticini, entrambi i quadri sono alla National Gallery, vedete come questi vortici angelici sono quasi la memoria di quella macchina inventata da Brunelleschi, macchina di cui abbiamo anche dei disegni tecnici. Questo, vedete, è il meccanismo per agganciare, fare salire e scendere la mandorla con l'angelo. E questo mi piace moltissimo perché, vedete, è il disegno della mandorla, ma c'è anche il piccolo trucco scenotecnico, vedete, per cui i lumini erano tenuti dentro questi tubetti e tirando la catenella la candela usciva e quindi improvvisamente si faceva luce. Quindi voi immaginate che la mandorla scendeva, come dire, buia, e poi improvvisamente arrivata a terra l'attore tirava tutte queste piccole cordine che facevano uscire le fonti di luce e tutto si illuminava. Che cosa sta facendo Brunelleschi? Perché è così importante queste sue macchine scenografiche? Perché, vedete, sta passando da un sistema di addizione a un sistema lungo un asse di penetrazione, un asse preciso. Non è più la folla, gli spettatori che si muovono, ma sono gli attori che si muovono secondo assi cartesiani. Non è un caso che Brunelleschi è colui che ha inventato la prospettiva nello spazio, una costruzione razionale nello spazio, e secondo queste linee generatrici dello spazio si muovono gli attori nelle rappresentazioni di Brunelleschi. E questa nuova idea che di una costruzione dello spazio in profondità lungo un asse di penetrazione, qualcosa che viene colto immediatamente dagli artisti. Questo è un pezzo della scenografia disegnata da Raffaello per i suppositi di Ariosto nel 19. Dovete immaginare che da questa porta e da questa finestra uscivano degli attori, nel senso che queste che vedete sono delle parti dipinte che però andavano fissate sopra dei teleri di legno. Abbiamo una visione molto affascinante del sistema in questi disegni di Baldassarre Peruzzi, non a caso che ben conosceva Raffaello, una decina di anni più tardi. Sono il progetto per la messa in scena della Cassaria di Ariosto, in cui vedete come Peruzzi disegna le parti a terra, vedete che questa è una parte tridimensionale e poi nel disegno degli alzati potete vedere che degli attori escono dalle parti. Quindi sta nascendo, a partire da Brunelleschi, 1439, qui siamo un secolo dopo, il disegno dell'idea che uno spettacolo teatrale abbia bisogno di una prospettiva, di una scena disegnata in prospettiva. E abbiamo a Torino anche proprio l'esito finale di una di queste progettazioni, sempre di Peruzzi, per una scena sempre della Cassaria. Questa tradizione della scena prospettica, che è qualcosa che per noi è assolutamente normale, ma vedete come si forma lungo il tempo, viene poi sistematizzata da un allievo di Peruzzi, Sebastiano Serlio, che nel 1545 pubblica questo sistema di costruzione, proprio vedete, delle scene prospettiche, e pubblica quello che era tipico del teatro romano antico, vale a dire le tre scene diverse, vale a dire la scena tragica, cioè che avviene nella città e racconta i fatti dei grandi potenti, la scena comica, che avviene invece, vedete come all'aulicità degli edifici si
invece si passi ad una più normale osteria o abitazioni, diciamo, borghesi, e la terza, la scena satiresca che avviene nei boschi, in una selva. Queste tre definizioni delle tre scene erano tipiche del teatro romano e i nostri eroi le leggevano in un testo fondamentale che è il De Architettura di Vitruvio, l'unico testo romano antico che riesce ad attraversare il Medioevo e arrivare nel Rinascimento, ma ne parleremo tra un attimo. Allora, abbiamo capito come i fondali delle scene progressivamente diventano sempre più illusori e illusioni di profondità, ma gli edifici dove fare teatro, quali sono prima del Teatro Olimpico? Non ci sono, o meglio, sono sempre delle strutture effimere. Si faceva teatro, per esempio, lo sappiamo, qui nel cortile della Farnesina Chigi, costruita da Peruzzi e poi con la famosa Galatea, poi gli affreschi di Raffaello. Abbiamo notizia che si faceva teatro davanti a quelle arcate, abbiamo notizia che si fa teatro davanti a queste arcate della Loggia Cornaro, le arcate servono a far entrare e uscire gli spettatori e vedete l'uso delle colonne richiama il teatro antico, ma si tratta di teatri sempre effimeri, di legno, che vengono costruiti per la rappresentazione e poi demoliti. Sempre Sellio nel 1545 ci dà l'immagine di un teatro effimero costruito nel cortile di un palazzo a Vicenza, Palazzo Porto. Vedete com'è la costruzione della cavea a gradoni e com'è la costruzione del palco. Probabilmente qui dovete immaginare che vi fosse una scenografia dipinta in prospettiva. Dalla metà del 400 gli uomini del Rinascimento riscoprono i testi del teatro antico, soprattutto Plauto e Terenzio. Li leggono e immediatamente vogliono metterli in scena. E quindi il tema dell'edificio teatrale, cioè di dove avviene la scena teatrale, è qualcosa che non sfugge ai nostri intellettuali rinascimentali, che quindi, come sempre, cercano nel mondo antico gli elementi di questa cultura del teatro. Si comincia con Pellegrino Prisciani a disegnare e a cercare di ricostruire dai testi scritti com'era la forma del teatro. Vedete in questo, che è un frontespizio del 1497 delle commedie di Plauto, vedete Colisseus sive teatrum, cioè si capisce che il Colosseo, il teatro di Marcello, il teatro di Verona sono spazi per il teatro e in qualche modo sì, lì si rappresenta certo in maniera ingenua. Del resto in Italia non esisteva nulla come a Sabrata. Cioè a Sabrata è possibile leggere, per esempio, la scena del teatro, la scena intera. E in diversi casi a Verona, ma anche nella stessa Roma, era possibile vedere la parte della platea, quella che si chiama cavea in un teatro romano. Ma, per esempio, in Italia non c'era nulla del genere. E il problema di Palladio sarà proprio nel voler ricostruire il teatro degli antichi, reinventare senza averla mai vista questo tipo di fronte. A Orange c'era un teatro, questo è un disegno di metà 400 di Giuliano da San Gallo, l'architetto grande amico di Lorenzo il Magnifico, però vedete anche qui la scena viene inventata un po' a caso, diciamo, senza particolare attitudine, ma un aiuto ai nostri architetti del Rinascimento nel cercare di capire com'erano gli spazi teatrali della Roma antica avviene da un testo. Il testo, ne abbiamo parlato poco fa, è il De Architettura. Sono 10 libri arrivati
abbastanza in buone condizioni al 400. La prima edizione critica viene fatta nel 1496, tuttavia esistono manoscritti noti sin dall'inizio del 400. E la sfortuna è che il testo di Vitruvio non è un granché. Non si era salvato il libro di un grande studioso di architettura, si era salvato il libro di un militare in pensione, perché Vitruvio era un colonnello del genio dell'esercito di Giulio Cesare, super reazionario, che odiava l'architettura contemporanea romana, vagheggiava il ritorno all'architettura greca, e questo creava un sacco di problemi. Però nel libro sesto Vitruvio parla del teatro, parla del modo di disegnare il teatro e dice che per disegnarlo bisogna incrociare fra loro quattro triangoli equilateri in modo da ottenere una stella a 12 punte. È interessante che questa stessa stella è quella usata dagli astrologi per calcolare gli oroscopi, per trovare le assonanze. E una cosa che non vi ho detto è che uno dei grossi problemi del testo di Vitruvio è che in origine presupponeva delle illustrazioni. Tuttavia, durante il Medioevo, i monaci avevano ricopiato il testo, ma avevano trascurato le illustrazioni. Quindi, quando gli uomini del Rinascimento accedono ai manoscritti di Vitruvio e anche riescono ad arrivare ad una sua, un'edizione critica efficace, quello che manca sono le illustrazioni, a cui pure nel testo Vitruvio, che scrive nel 27 a.C., fa riferimento. E la scommessa quindi degli architetti del primo Rinascimento è di ricostruire questo impianto di illustrazione di Vitruvio. E il primo che lo fa è un sofisticatissimo architetto, Giovanni Giocondo, che nel 1511 pubblica la prima edizione illustrata di Vitruvio. E in quella edizione Giovanni Giocondo pubblica, vedete, lo schema dei quattro triangoli equilateri e anche offre una ricostruzione della pianta del Teatro degli Antichi. Se noi la guardiamo oggi con un archeologo prende la matita rossa e comincia a fare un sacco di correzioni a questo teatro, perché il pulpito non sporgeva in questo modo. Sappiamo poi che in una scena teatrale c'è una porta centrale da cui escono gli attori, che si chiama Porta Regia, e poi due porte minori che si chiamano Ospitalia. Guardate dove piazza l'Ospitalia Giocondo, vedete la lettera K, Hospitaliorum Valve, cioè le mette addirittura sul retro del teatro. Questo perché il testo di Vitruvio è super oscuro. Tra l'altro Vitruvio, reazionario, usa un linguaggio di sua creazione che mischia termini greci ai termini latini. Quindi questo amplifica il casino generale, della lettura. In più resti di teatri non ce ne sono, quindi vedete che la prima ricostruzione mette quelle che sono queste porte qua, le individua in questo punto. Non va meglio per la seconda edizione di Vitruvio, 10 anni dopo, nel 1521, pubblicata a Como da Cesare Cesariano. Anche qui vedete le ospitalia, le porte, sono messe dalla parte del retro. In realtà dovete immaginare che queste sono qui, fanno parte della scena. E quello che riesce a arrivare più vicino è Palladio. Palladio comincia a studiare i teatri antichi negli anni 40, che vuol dire a 30 anni. E offre delle ricostruzioni affascinanti, per esempio del Teatro di Verona, di cui offre una visione frontale, una pianta molto accurata e una sezione, in cui, vedete, Palladio comincia un po' a immaginare come possono essere la parte della scena del teatro, che è quella più difficile, perché come se voi andate a Verona adesso trovate delle tracce di questa cavea, ma non trovate nessuna traccia della scena.
E questo è un teatro che Palladio può vedere in Istria, a Pola, e ne offre un disegno abbastanza chiaro, che è abbastanza vicino a quello che poi Palladio pensa sia l'Olimpico. Vedete, scompare il pulpito, che era quell'elemento che sporgeva. Tanto per capirci, le parti di un teatro antico sono la cavea, che è questa parte tonda dove siedono gli spettatori. In cima alla cavea c'è un portico, detto porticus in summa gradazione, cioè in cima ai gradini. Poi questo vano si chiama orchestra, dove sta il coro, che quindi è un vano più basso della scena, invece del palcoscenico, come lo chiamiamo noi, che è questo qui, e che è circondato da una parte architettonica a colonne che viene chiamata scena. E qui vedete che Palladio non compie l'errore di Giocondo, infatti piazza la Porta Regia qui, le due Ospitalia qui, una e due, e quindi comincia a capire veramente com'è il meccanismo del teatro. Molto interessante anche questo piccolo schizzo che abbiamo trovato pochi anni fa in un posto dove nessuno aveva cercato, cioè nell'archivio dell'abbazia di Westminster, dove non abbiamo mai capito com'è arrivato. Un disegno dei primi anni 50, Palladio sta proprio cercando di arrivare ad una cosa, e vedete che è molto interessante che già in questo primo schizzo Palladio si immagini una scena prospettica all'interno della Porta Regia. Vedete, Porta Regia e Ospitalia. Ecco, qui lo vediamo meglio. Dopo vedremo però che questa, che a noi sembra qualcosa che entra dentro, in realtà non lo è. E questo è un altro disegno con cui Palladio studia, vedete, l'intersezione, perché naturalmente qual è? Beh, ve lo mostro su questa parte. Vedete, nel 1556 Palladio pubblica le sue ricerche e propone un teatro romano da lui ricostruito. E è molto interessante, vedete, vedere come funzionano i cerchi, i triangoli equilateri. Vedete, i triangoli equilateri, i loro vertici, vanno a definire dei punti specifici del teatro. Vale a dire, vedete, il primo triangolo è quello che, vedete, dà la linea della scena. Vedete? Questo è la cavea, orchestra, palcoscenico, scena. Qui Palladio immagina la scena con tre grandi nicchioni, e il punto dov'è la scena è la base del triangolo. Poi Palladio dice: fate una linea parallela a questa, là dove c'è il centro del cerchio, e ottenete la fine della cavea e la fine del palcoscenico. Cioè ognuno di dei punti definiti dai quattro triangoli dà degli elementi specifici. Per esempio, vedete, poi altri triangoli definiscono i punti delle porte, eccetera, eccetera. Palladio di questo teatro offre anche una sezione, offre una veduta frontale che tutto sommato è un'anticipazione. Pensate, qui siamo nel 1556, quindi 30 anni prima dell'Olimpico, e Palladio di fatto sta già offrendo un'immagine dell'Olimpico. Però guardate questo elemento interessante: nella pianta, dentro la Porta Regia e gli Ospitalia, Palladio mette questi strani triangoli. Questi sono un'interpretazione di Palladio di quelli che Vitruvio chiama periactoi, cioè dei prismi triangolari su ognuno dei quali era disegnata, su ogni faccia dei quali, la scena tragica, comica, satiresca. E questi elementi giravano, e con il girare di questi prismi cambiava la scena. Quindi Palladio non pensa che questa sia una scena tridimensionale, ma pensa che sia una scena dipinta in prospettiva, in modo da poterla cambiare nel corso della rappresentazione. Quello che abbiamo visto in questo teatro di Palladio è però un teatro di carta, un teatro effimero, ma teatri veri, qualcuno cerca di costruirli. In fondo
l'edizione di Vitruvio del 1496. E in effetti il primo edificio teatrale costruito con un'ambizione non dico di perennità, perché viene demolito pochi giorni dopo, ma è il cosiddetto Teatro Capitolino, che è un teatro costruito in Campidoglio a Roma in occasione della cittadinanza a Giuliano de' Medici, fratello del Papa, e che poi nei giorni successivi viene utilizzato per il Penulus di Plauto. È molto interessante perché, vedete, il teatro, qui ce n'è una ricostruzione di Arnaldo Bruschi, grande studioso di storia dell'architettura, scomparso qualche anno fa, purtroppo. Vedete, c'è una parte della cavea, qua e qua, e poi una parte della scena con colonne. Quindi è la prima volta che viene effettivamente ricostruito. Siamo nel 1513. Pensate, 70 anni prima dell'Olimpico è il primo tentativo concreto di costruire un teatro. Qualche anno dopo, Raffaello disegna per Leone X, il Papa, una villa appena fuori Roma, Villa Madama. E la cosa incredibile è che in quella villa, accanto ad un grande villa che aveva al centro un grande cortile rotondo, Raffaello disegna un teatro, un vero e proprio teatro all'antica. Lo abbiamo ricostruito e doveva essere qualcosa di incredibile, perché questa che è la scena del teatro, questa la cavea, vedete, questo è il porticus in summa gradazione, quindi all'interno della dimora del Papa uno spazio specifico per le rappresentazioni teatrali. Sarebbe stato qualcosa di straordinario, purtroppo la morte del Papa interrompe il cantiere e anche in questo caso, siamo nel 1519, il teatro rimane solamente sulla carta. Lo stesso Palladio fa più volte dei teatri. Nel 1556 è il teatro cartaceo che abbiamo appena visto sulle pagine. Non vi ho detto che quella rappresentazione del teatro è nella traduzione curata da Daniele Barbaro del Vitruvio, a cui Palladio offre le sue illustrazioni. La data di pubblicazione del libro è 1956, quindi primo teatro cartaceo nell'illustrazione dell'architettura di Vitruvio. Sappiamo poi che nel 61 Palladio fa un teatro effimero per la rappresentazione dell'Amor Costante di Piccolomini nel Salone della Basilica, che è un salone grande ancora più di questo, al centro del quale quindi Palladio costruisce questo piccolo teatro all'antica, vedete, con le scalinate e la scena. Il teatro non viene demolito subito, resta per un anno, e questa è una fortuna per noi perché l'anno dopo ci rappresentano la Sofonisba di Trissino, altro pallosissimo poema trissiniano, un po' meno, questo è un po' più simpatico, ma non proprio eccitante, diciamo. E vedete, è interessante perché in questo monocromo cinquecentesco vediamo la scena di quel teatro, quindi capiamo che i teatri in basilica erano veri e propri teatri all'antica. Poi sappiamo che Palladio nel 65 fa un teatro a Venezia che lo deve far morire di fatica, perché questa è una lettera che scrive un amico e dice: ho finito di far questo benedetto teatro nel quale ho fatto la penitenza di quanti peccati ho fatti e son per fare. Cioè, era stata un'esperienza poco entusiasmante. Però dice: martedì si reciterà la tragedia, venite perché dicono che sarà una cosa meravigliosa. E nel 1580, però, Palladio ha la sua occasione. Costruire in forma permanente un teatro per l'Accademia Olimpica, vale a dire per un consesso di intellettuali, nobili e non, di cui lo stesso Palladio fa parte. Tra gli scopi dell'Accademia è quello di mettere, cioè di praticare il teatro,
e quindi riescono a convincere la città di Vicenza a dare uno spazio fisico all'interno di una dismessa struttura militare, che era un castello medievale che sorvegliava il fiume, che con la pace veneziana non aveva più nessuna finalità bellica, e in questa Palladio disegna il suo teatro. La cosa, prima cosa che vi invito a guardare è che il teatro, vedete, non è rotondo, ma è ellittico. Questo non vuol dire che non segue la famosa costruzione vitruviana, vedete? Perché anche se la forma del teatro è questa che vedete, tutti i suoi punti principali sono comunque definiti dai famosi triangoli vitruviani, vale a dire i punti delle scale della cavea che vedete qui, la fine del palcoscenico, l'orchestra, la parte della scena, la porta centrale che vedete qui. Ecco sì, questa è una costruzione più grande. Perché è ellittico il teatro? Solo per una ragione concreta. Lo spazio è troppo piccolo per fare una cavea rotonda. Però questa necessità fisica, questa costrizione, è efficacissima sul piano dell'architettura. Perché il fatto di avere la cavea non perfettamente tonda, ma schiacciata, ellittica, avvicina moltissimo gli spettatori alla scena ed è uno degli elementi proprio di forte empatia che si vive quando si entra nell'Olimpico, di rapporto fra noi che stiamo guardando e quello che avviene nel palcoscenico. Quello che vedete in cima è l'interpretazione di Palladio del Porticus in summa gradazione. Palladio disegna la scena, ma nell'agosto muore. E la rappresentazione inaugurale sarà 5 anni dopo e sarà l'Edipo Re di Eschilo. E l'Edipo Re è ambientato nella città di Tebe. E quindi si chiede a Vincenzo Scamozzi, allievo di Palladio, di disegnare la città di Tebe come scenografia al di là della scena palladiana. Ed è quello che vediamo qui. E Tebe è famosa per le sue 7 vie, ed ecco che Scamozzi disegna al di là della scena palladiana, questa vedete la scena palladiana, 7 vie di Tebe. Le disegna proprio come fisicamente in prospettiva, con degli accorgimenti affascinanti che vediamo in questi bellissimi disegni di Scamozzi. Questo è conservato a Chatsworth in Inghilterra, in cui Scamozzi calcola proprio la diminuzione prospettica che devono avere le case, le rappresentazioni nella città. Tra l'altro qui è molto interessante che Scamozzi qui scrive, vedete, edificio cittadinesco, edificio nobile. Che cosa cambia fra i due? Vedete, il nobile ha il timpano e le colonne, il cittadinesco no. È uno dei casi rari in cui riusciamo a penetrare la mentalità cinquecentesca e capire qual era il linguaggio sociale dell'architettura. Qua vedete scritto tempio tondo, edificio cittadinesco, edificio nobile, cittadinesco. Sono bellissimi questi disegni di Scamozzi proprio perché, vedete, Scamozzi calcola le diminuzioni prospettiche, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè sono delle coordinate in orizzontale e delle coordinate in verticale. E la cosa bellissima poi è che queste prospettive fantastiche che da fuori sembrano veramente una città ideale ma reale sono delle specie di scenografia da film western, da cinecittà, perché vedete questa è una vedotta dall'interno, vedete sono fatte di tavole poverissime. Addirittura questa è una foto terribile del 44-45, quando smontano nel 45 le scenografie, poi vengono
perché temevano i bombardamenti, quindi le scenografie vengono smontate e portate in campagna per ricoverarle. Qui vedete proprio la povertà dei materiali, quello che in scena ci pare straordinario, guardate con che povertà di mezzi è realizzato. Vedete, questo qui che sembra perfetto, in realtà è qualcosa di molto grezzo e illusorio. Abbiamo la fortuna di avere questo piccolo schizzo del regista della prima rappresentazione nel 1585. Si chiama Angelo Inzegneri, il regista, e vedete qui questi puntini che vedete sono i percorsi degli attori della prima rappresentazione, che quindi uno esce da qui, vedete, questo gira di qua, questo parte da qui, arriva in fondo, qui ce n'è un altro che arriva, e qui è anche, vedete, dei disegni, dei sistemi di illuminazione, anche qua la luce che cala e che si abbassa, un documento affascinante. E avete visto che in tutto il Teatro Olimpico ci sono un sacco di statue. Ecco, sappiate che non sono dei antichi romani o personaggi, ma sono gli sponsor del teatro. Cioè sono gli accademici olimpici disposti a pagare 10 ducati, che non era poco, per avere la loro statua di loro vestiti da antichi romani nella scena, con un effetto che mi sembra incredibile, perché mi immagino che questo qui, che sappiamo essere Giulio Poiana, probabilmente alla prima rappresentazione dell'Olimpico era seduto nella cavea, quindi vedeva se stesso vestito da antico romano nella scena, quindi una specie di gioco di specchi. E oggi, mentre visitavo la loggia di Palazzo Doria, osservavo che anche qui i Doria sono vestiti da antichi romani, non sono personaggi reali della storia della famiglia Doria, ma sono vestiti da antichi romani. Quindi vedete questa identificazione, e anche qui a un livello basso, in modo da amplificare l'effetto di relazione con lo spettatore. Quindi è qualcosa che è profondamente radicato nella mentalità del Cinquecento. Qui era un piccolo elemento divertente. Vedete, questo è lo stemma dell'Accademia Olimpica, che è una gara di bighe in un circo, e questo è quello vero che c'è oggi. E questo è come appariva fino ai restauri del 1980. Qual è la differenza? Che il motto dell'Accademia Olimpica, che ha come nume tutelare Ercole, è hoc opus, hic labor est. Questo è il lavoro, questa è la fatica. Cioè l'eroe è Ercole che con le sue fatiche diventa addirittura Dio. Cioè il lavoro che ti trasforma e ti eleva. Quei signori che si fanno mettere in scena vestiti da antichi romani, però rapidamente si convincono che labor non va bene, perché loro sono aristocratici, non è che lavorano granché, e quindi cancellano la scritta originaria, e per 300 anni sulla frontespizio compare solamente hoc opus, e la scritta originale viene restituita solo al momento dei restauri. Abbiamo visto in maniera eccessivamente rapida, e me ne scuso, la genesi di questo capolavoro. Abbiamo visto come il teatro romano scompare nel Medioevo, viene sostituito da un teatro a tema religioso, che però all'interno di quello stesso teatro Brunelleschi inserisce degli elementi che poi generano una nuova riscoperta del sistema di rappresentazione dei teatri antichi, che avevano una scena prospettica, illusoria. Abbiamo visto poi come ai primi edifici teatrali comincino, alle prime rappresentazioni fatte nei palazzi, cominciano a nascere l'idea di edifici specifici per il teatro, e infine si arriva all'Olimpico, che è il primo teatro permanente. Tra l'altro, cosa affascinante, vedete, vi sembra di pietra, in realtà è tutto di mattoni e stucco, le statue sono di stucco, con questo trucco palladiano di mischiare
all'intonaco della polvere di marmo e di lisciarlo in un modo particolare in modo da fingere la pietra. La scena dell'Olimpico è interamente di mattoni e stucco, ma le tradizioni vicentine tramandano che Napoleone, quando visita l'Olimpico, trafigga una delle statue perché non può credere che si tratti di una statua di cartapesta, perché la pensa, naturalmente non è vero, il buco l'avrà fatto un custode, anzi il custode che continuava a indicare il buco di Napoleone anno dopo anno approfondiva il foro. E però vi invito a riflettere su questi committenti palladiani che si fanno rappresentare vestiti da antichi romani. E loro sono uomini del loro tempo, profondamente radicati nel loro tempo, ma scelgono di farsi rappresentare come i romani antichi. E che cosa aveva fatto Palladio in quel famoso 1543? Aveva proposto di mettere in maschera la città, aveva, esattamente come questi committenti palladiani sono vestiti da antichi romani, aveva vestito la sua città gotica, il corpo gotico della sua città, con un vestito all'antica. Naturalmente era qualcosa di assolutamente effimero, perché la nobiltà vicentina non era così ricca da demolire i palazzi gotici e ricostruirli in stile palladiano. Tutti i palazzi palladiani hanno dei corpi, delle murature medievali che vengono solamente rivestite dal sistema palladiano, che non è neanche in pietra, ma che è in mattoni e con l'intonaco a marmorino sembra pietra, senza esserlo. E tutta l'architettura palladiana di Vicenza è un'architettura che potremmo definire scenografica, che simula qualcosa che non c'è. Allo stesso modo in cui i suoi committenti fingono di essere antichi, grandi eroi della Roma antica, cosa che non sono. E, però, prima vi ricordate, parlavamo di quegli archi di trionfo del 43 e vedete che, come dire, Porta Regia e le due Ospitalia sono esattamente uno di quegli archi, cioè 40 anni alla fine della sua vita, Palladio realizza in forma permanente quella grande rappresentazione. Ma vorrei chiudere con una osservazione. La cosa sorprendente dell'Olimpico è che è uno dei più bei luoghi del mondo ed è completamente un fallimento come teatro. Vale a dire, quando Palladio pensa all'Olimpico, è troppo tardi. Raffaello l'aveva pensato nel 1519. Qui siamo nel 1580. E quando finalmente si realizza questo sogno di rifare il teatro degli antichi, è troppo tardi. Il melodramma seicentesco chiede cambi di scena, chiede coinvolgimento di spettatori, chiede macchine che calano dal soffitto, macchine che salgono dal palcoscenico. Pensate a Shakespeare, che sarà da lì a poco, pensate alla Tempesta di Shakespeare. Può andare in scena qui? No. Qui tutto quello che succede è solamente all'interno di queste tre porte. Come puoi coinvolgere lo spettatore nel nuovo teatro barocco? Il teatro di Palladio, quindi, è insieme la realizzazione di un sogno di generazioni di architetti e di intellettuali rinascimentali di far rinascere il teatro degli antichi. Ma al tempo stesso tutto ciò avviene troppo tardi. Il teatro olimpico viene usato come teatro una sola volta, nel 1585, per la rappresentazione del Edipo Re. Poi per due secoli non sarà più usato come teatro,
sarà usato come sede delle adunanze accademiche, come luogo per discussioni, ma mai più come teatro, proprio perché è come un bambino nato già vecchio, non funziona per quello che dovrebbe, per le necessità del tempo. Questo è un elemento che ci sorprende, ma ce n'è anche un altro, che per tutta la sua vita Palladio ha costruito edifici contemporanei. Cioè Palladio non è mai stato un antiquario, un archeologo. Palladio, quando costruisce la Basilica Palladiana, costruisce un edificio che a Roma non si era mai visto. Palladio usa il linguaggio dell'architettura romana, ma per costruire edifici del suo tempo, che rispondono a necessità del suo tempo. La Villa Palladiana è completamente diversa dalle ville romane antiche. Cioè le ville romane antiche, che sono nella generalità degli edifici tipo quelli arabi attuali, cioè organizzati intorno a un cortile, non ha nulla a che vedere con le ville di Palladio. Quindi per tutta la vita Palladio ha usato il linguaggio antico per costruire edifici contemporanei, per fare le grandi chiese, San Giorgio, Redentore. Palladio usa gli spazi delle terme, ma non sta facendo delle terme, lui non ha mai fatto le terme, ha fatto delle chiese usando i grandi frigidari delle terme e gli spazi minori delle terme. Solo una volta Palladio ha fatto l'archeologo, ed è in questo caso, perché solo nel Teatro Olimpico Palladio ha costruito un teatro come lo avrebbe fatto Vitruvio. Cioè ha costruito il teatro dei Romani, non ha costruito con il linguaggio dei Romani il teatro dei Vicentini del Cinquecento. In questo senso possiamo dire che il Teatro Olimpico è in qualche modo è l'ultima opera di Palladio ed è il suo testamento, perché è l'unica volta nella vita di Palladio in cui Palladio costruisce un edificio come se lui stesso fosse un architetto romano antico, come se lui stesso fosse Vitruvio, capite? È come se alla fine della vita, dopo 40 anni, 50 anni passati a studiare i testi antichi, a misurare gli edifici antichi, Palladio fosse diventato un architetto romano antico e quindi costruisce un edificio come lo avrebbe fatto Vitruvio. C'è qualcosa che nel tempo di Palladio non funzionava più. Grazie mille.